Nell'ambito della seconda edizione della manifestazione Valsassina alla Valle dei Formaggi è stata inaugurata la mostra a Pasturo intitolata Itinerari delle mani, della mente, del cuore, in esposizione fino al 30 settembre. Che mostra è? È una mostra che rappresenta le fotografie tratte dal volume Arte caseare, zootecnia e tradizione da leggenda e vuole essere un momento di esaltazione per la laboriosità e la grande capacità e qualità della nostra gente, sempre impegnata per valorizzare al meglio il territorio. L'abbiamo appunto anche definita come titolo Itinerari delle mani, della mente e del cuore, proprio per andare ad esaltare le qualità e l'impegno profuso dalle popolazioni della Valsassina. Le immagini di questa mostra ben rappresentano la vocazione agricola della valle. Queste immagini vogliono proprio raccontarci quella che è stata e che è ancora in parte la vocazione della nostra valle, il legame con la terra. Noi possiamo vedere in queste immagini del passato, ma che alcune famiglie perpetuano ancora ai nostri giorni, il cammino che fanno per raggiungere l'alpeggio. Questa della transumanza è una pratica ormai antica, ha origini nel Neolitico, ma che è stata alla base della tradizione lattiero-casearia della nostra vallata. Questa mostra è una mostra itinerante, la si vede camminando su questa strada. Il percorso che noi facciamo è stato ed è ancora quel percorso che gli agricoltori, gli allevatori con le loro vacche fanno per raggiungere poi l'alpeggio di Biandino. Il paese di Pasturo protagonista di questa mostra che riguarda il passato e non solo. Sì, penso che Pasturo sia proprio il paese giusto, se si può dire, sia per la configurazione del paese ma sia per la storia che ha per ospitare questa mostra en plein air, appunto, di fotografie d'epoca dell'allevamento, della storia dell'allevamento e dell'arte casearia. Pasturo è il paese che ancora oggi, penso più di altri, assieme ad altre attività commerciali, industriali, di turismo, però ha molte attività legate all'agricoltura. Molte famiglie hanno ancora l'allevamento. Ci sono industrie casearie, sia alcune significative come la Mauri, sia molte altre che sono sorte in questi ultimi periodi e che continuano ad operare, assieme anche ad alcune famiglie di allevatori che commercializzano direttamente i loro prodotti. La mostra ha un po' lo scopo di rendere anche un ringraziamento agli allevatori che negli anni scorsi di fatto hanno svolto un'attività significativa, ma hanno fatto un'opera grande di tenuta del territorio e questo è un valore aggiunto che va riconosciuto.